Qua? Sì, sì, giù. Sì. Ragazzi, per favore, una domanda a testa, 10 minuti, siamo brevi e concisi. Vabbè, benvenuto a Tavo. Grazie. Il titolo è già esplicativo, ma tu sei chi volevi essere da bambino? Molto meglio, in realtà. Non mi sarei potuto immaginare un futuro più bello, divertente, emozionante. Però compiendo 40 anni uno fa, almeno io mi sono fatto questa domanda e ho provato a rispondere e il risultato è la cosa che abbiamo scritto con Edoardo Leo e Gianni Corsi e proviamo a raccontarlo attraverso tre figure che fanno parte del mio immaginario di quando ero bambino o adolescente o anche adulto, perché Malabrocca non è un eroe che ho vissuto, non appartiene alla mia epoca e quindi l'ho vissuto, sono le mie letture. Alberto Tom invece è veramente il mio poster appeso in camera, era quello che sognavo di essere da ragazzino, e invece Bonatti è la parte della famiglia, la mia, la famiglia che ha vissuto e vive in montagna, quindi sono le favole con cui mi addormentavo alla sera, cioè mi ha raccontato le favole magari di mare perché i nonni erano pescatori, certo, come in queste zone, i miei nonni invece andavano in montagna, a parte la figlia continua ad andare in montagna, quindi le avventure che io sognavo erano in montagna. Tre grandi sportivi, ma anche tre anti, possiamo definirli eroi, ma ti senti anche tu così? No, beh, non è una questione di essere eroi o anti-eroi, ma è il modo in cui fai quello che fai. Non conta solo vincere, conta come vinci, conta come affronti le tue difficoltà. In realtà in montagna non c'è neanche un premio, non c'è una vittoria, nessuno ti dà una medaglia. È proprio il senso di porsi degli obiettivi, vedere che là c'è una cima, nessuno ti obbliga ad andarci, però tu ti poni un obiettivo, la tua sfida la vuoi affrontare e nessuno ti dirà bravo, nessuno ti darà una pacca sulla spalla una volta che sarai là, non verrai medagliato, nessuno ti acclamerà, cioè nonostante decidi di affrontare quella sfida, proprio perché il concetto stesso, secondo me, a mio avviso della vita in sé, porsi degli obiettivi, cercare di fare di tutto, impegnarsi per raggiungerli, e questo è il senso in sé dello spettacolo e della riflessione rispetto all'essere proprio qua questa sera con tutti questi microfoni. È una sfida, per me non è semplice, non è facile, lo dirò nello spettacolo, però provare a superare le proprie vette è il senso stesso dell'affrontare la vita. Conosci Taranto che idee mesi fa? Non ho avuto modo, oggi siamo arrivati e ci siamo fiondati a provare, perché il teatro è bellissimo, è molto grande, lo spettacolo è pensato per degli spazi raccolti. Ci fermerai almeno a cena, però. Bellissimo palco, spero di sì, spero mi porteranno un bel posto. Luca, il prossimo calendario da Sex Symbol, quando lo facciamo? No, io ho dato, non ho più, ho 40 anni, come dicevo prima, non me lo posso più permettere, sì. Mi stronchi così la carriera. Siamo abituati a vederla al cinema piuttosto che in televisione, oggi a teatro. Quale ambito preferisce? Non c'è niente che preferisco rispetto... Preferisco le belle storie, che è quello che speriamo di raccontarvi qua. Poi se una bella storia è al cinema o in TV perché è una bella serie TV, non c'è una preferenza. Comandano le storie. La prossima domanda, se ce n'è un'altra. La vicinanza con la gente, il contatto, quanto ti dà effettivamente? E se lo porti poi in TV, in effetti, oppure nel cinema, in quello che vai a rappresentare fisicamente? È l'altro grande motivo per cui sono qui. Il cinema e la TV creano inevitabilmente una distanza, sono lavori che si esprimono lontani dalle persone, poi le persone vedono il prodotto finito. E invece, visto che era tanti anni che non riuscivo a venire a teatro, sentivo l'esigenza invece di confrontarmi con delle persone di fronte, sentirle respirare, ridere se riesco a farle ridere, emozionare se riesco a farle emozionare. E lo trovo un bellissimo modo per venire a contatto con le persone. E farlo attraverso una bella storia, un bello spettacolo, mi mancava, è il motivo per cui sono bellissimo. Qua. È l'obiettivo che ti poni ora, superando questo grande ostacolo, perché comunque è un ostacolo, una palestra incredibilmente tosta. L'obiettivo è di continuare a lavorare con continuità. L'attore è anche se è di lusso, per carità, però è l'apoteosi del precariato. Nel momento in cui il lavoro è argomento di tutti i giorni, nonostante siamo, per chi lavora, tanti colleghi lavorano con meno continuità,
e veramente l'obiettivo è continuare a fare questo lavoro. Quando finisci un film non sai mai quando arriverà quello dopo. Quindi... Mamma mia, però tutte queste domande impegnative, ma una cosa tra il serio e il faceto, e voi faceto quello che volete. Allora, io ti chiedo un bacio qua, te lo devo portare a mia figlia, che ha detto, mamma, Luca, la gente non vale la pena. E vabbè, allora, morto, dice che sei buono, ma non lo vedo. Posso fare una domanda? Questo spettacolo segna una nuova collaborazione con Edoardo Leo dopo Nella Giulia. Quali sono le differenze e ciò che vi accomuna in questa coppia, diciamo, lavorativa? Non ci sono punti in comune o differenze nella misura in cui siamo diventati amici a prescindere dal lavoro che facciamo. Cioè, siamo conosciuti su un set, ma poi siamo diventati amici fuori dal set. Edoardo che mi ha convinto a fare questa avventura, a intraprendere questa avventura. Lui ha un'idea che sposo e condivido, cioè... quello di riportare o di continuare a portare lo storytelling, non necessariamente il teatro di prosa o altre forme più che nobili di teatro, ma provare a raccontare storie, che è il mestiere che facciamo io da attore, lui da regista e da attore, molto semplicemente raccontare delle storie. È una forma di espressione, diciamo, originale, efficace, e permette magari anche a persone che vengono a teatro semplicemente perché sono io, non perché porto Shakespeare o Pirandello, di riappropriarsi un po' dello spazio del teatro, cioè è la possibilità di offrirgli magari qualcosa di meno impegnativo, ma che li riporta a godere dello stare dentro un teatro che soprattutto per le generazioni più giovani sembra un po' uno spazio ostico, no? Uno spazio lontano in cui non ci si può avvicinare, invece l'obiettivo è anche quello. Ragazzi, senti, Luca, pensi che nei prossimi progetti continuerai col cinema o col teatro? Cioè, ritornare anche al cinema? Come dicevo prima, dipende dalle storie. Se sono belle storie, cinema, teatro, TV, è lo stesso. Come si arriva a fare l'attore dopo aver lavorato in banca e fare il Grande Fratello? Sì. Oh, non c'è una regola. Io ho fatto tutto ciò che di più sbagliato si può fare per diventare fare l'attore. È semplicemente successo. Vai, altra domanda. Vuoi darci qualche anticipazione sui personaggi che hai interpretato, che vedremo al cinema prossimamente? Io, Leonardo e Copperman. Copperman è un progetto incredibile, regia di Eros Puglielli, uscirà il 14 febbraio ed è un supereroe senza superpoteri. È una storia bellissima, una fiaba. Credo che faccia veramente il pari con questo spettacolo. È l'idea di... Che cosa sognavo da bambino? Sognavo di fare una volta nella vita a Copperman e l'ho realizzato. Io, Leonardo, invece, capita nel 500° della morte di Leonardo, un progetto enorme di Sky, un progetto internazionale, ed è un modo di raccontare la vita e il cervello di Leonardo da Vinci. Uscirà, credo, ad aprile ed è un progetto ambiziosissimo. Raccontare il cervello di un genio non è mai semplice. Grazie. Ultima domanda. Malabrocca, Bonetti e Tomba. Bonetti. Ok. Sono gli anni, sono i campioni sportivi del loro tempo. In cosa ti somigliano e in cosa tu vorresti essere ricordato come campione nel teatro, nel cinema? Anche questo lavoro, cioè quello dell'attore, non ha premi, medaglie, cioè quelli che ci sono non sono il motivo per cui fai questo lavoro, quindi è bello se uno viene ricordato per quello che fa, ma quello lo scopro tutti i giorni quando una persona mi ferma e dice guarda, ho visto un film bello, grazie, mi è piaciuto, mi sono divertito, mi è emozionato. Loro, come dicevo prima, non sono stati ricordati solo perché sono stati dei grandissimi campioni della loro epoca, ma per come hanno vinto quello che hanno vinto. Nel caso di Malabrocca era un ciclista che correva per arrivare ultimo, quindi in realtà vinceva a modo suo. Quindi è il modo in cui si affronta la propria disciplina, la propria vita, la propria avventura. Possiamo chiedere una foto insieme?